il teorema dell'energia cinetica, un teorema molto importante che riguarda l'energia. Ricordiamo una vecchia formula che avevamo utilizzato per il moto rettilineo uniformemente accelerato. In particolare per le mie classi io la chiamo sempre la formula Jolly, che risolve tantissimi problemi, che è 2 per A per S uguale VF finale al quadrato meno V0 iniziale al quadrato, e che dal secondo principio della dinamica abbiamo la relazione di Newton, che ci dice che la forza è uguale ad M per A. Perfetto, allora dalla seconda relazione ricaviamo subito che l'accelerazione è data dalla forza fratto M, e inseriamo questa relazione in questo contesto, quindi avremo che 2 per F fratto M per S, dove ho semplicemente messo F fratto M al posto della A, uguale VF al quadrato meno V0 al quadrato. E ora moltiplico in entrambi i membri per l'elemento M fratto 2. F per S che è uguale a 1/2 M VF al quadrato meno 1/2 M per V0 al quadrato, ma F per S noi l'abbiamo chiamato lavoro, che si misura in joule, quindi è un lavoro e quindi è per noi un'energia. Quindi il lavoro compiuto per passare da una velocità iniziale V0 a una velocità finale VF è dato da una differenza tra questi due termini. Quindi K finale meno K iniziale, dove ho scritto che K è uguale a 1/2 per la massa per la velocità al quadrato di un oggetto. Questo termine prende il nome di energia, quindi lavoro, energia, la stessa cosa, si misurano entrambi in joule. Energia cinetica. Se un corpo si muove, ha energia cinetica. Altrimenti, se il corpo è fermo, non possiede energia cinetica. Vediamo un semplicissimo esercizio. Abbiamo un corpo di massa
70 kg che si muove alla velocità di 108 km all'ora. Vogliamo sapere qual è la sua energia cinetica. È molto semplice, abbiamo che la velocità scritta in metri al secondo è 30. Quindi facilissimo fare i calcoli, otteniamo che l'energia cinetica è uguale a 1/2 per 70 kg per 30 metri al secondo tutto elevato al quadrato, ovvero 31.500 joule, che possiamo anche scrivere come 31,5 kJ, più utilizzato per questi numeri molto grandi. Quindi un corpo che si muove a una certa velocità possiede un'energia cinetica che è un patrimonio e che quindi possiamo utilizzare per produrre un altro tipo di energia a nostro piacimento, ma queste cose le vedremo in un'altra lezione.